un forte rumore della legna che si è spezzata dallo scafo e poi di seguito abbiamo visto le luci, le torce dei telefoni, non si è capito nulla. Queste sono le prime immagini del naufragio dei migranti a Steccato di Cutro. Sono passate da poco le 4 di mattina di domenica 26 febbraio 2023. Il caicco ha appena toccato la secca. Vedete le luci dei cellulari? Sentite le grida dei migranti sulla barca? Le persone sono ancora vive, la barca non si è del tutto disintegrata e chiedono disperatamente aiuto. Sono immagini prese con i telefonini da 3 ragazzi, Ivan, Paolo e un loro terzo amico. L'incontro a Catanzaro, nella casa di Ivan. Quella notte erano partiti per una battuta di pesca ed era la prima volta che si trovavano su quel tratto di costa. I 3 amici sono le prime persone che si sono trovate sulla scena del naufragio. Erano sulla spiaggia dalle 8 di sera. Eravamo soli perché erano le 4 di mattina e penso che la gente alle 4 dorme. Era sola quella barca, non c'erano altre barche intorno. No, intorno non c'era nessuna barca. E alle 4:34 ho chiamato la guardia costiera. Quando ho chiamato mi hanno risposto, sappiamo già di questa imbarcazione. Poi di seguito mi chiedevo le informazioni, quando era la distanza della barca, gli ho spiegato che 60-70 metri, che c'è, c'erano persone in mare. Avete iniziato a vedere le prime persone che arrivavano a riva, no? Ci siamo buttati subito in mare per tirare le persone che erano prive di sensi e sulla battigia. Ovviamente quando tiravamo le persone vive, ci capitavano anche le persone prive di sensi. Avete salvato anche qualche bambino? Bambini purtroppo no, perché siccome i bambini non riescono a nuotare, se arrivava sulla spiaggia, era già morto. Dove sentivamo gridare, correvamo. Questa è l'unica indicazione che avevamo. Quest'altro video è stato girato sempre da Ivan e Paolo pochi istanti dopo che la barca si era distrutta sulla secca. In queste immagini, mai viste prima, dalle onde del mare emergono come fantasmi i vivi, chi è riuscito a raggiungere terra, vincendo la furia del mare. Ma ci sono anche i morti. Ivan e Paolo ci raccontano che sono rimasti da soli davanti al caicco che affondava per circa 25 minuti e che se ci fossero state squadre di soccorso si sarebbero potute salvare molte più persone. Sì, ci sarebbero salvate molte più persone. Se c'erano un po' di più persone con raggio della luce e delle torce, ci vedeva molto meglio. La prima pattuglia con 2 carabinieri arriva alle 4:30, almeno 20 minuti dopo il naufragio. Un'ora dopo, alle 5:35, viene raggiunta da un'ambulanza e da un'auto della Guardia Costiera. I naufraghi trovano poche persone, senza alcun dispositivo di salvataggio, salvagenti, corde, torce. Alcuni rimangono in mare per ore. Assad viaggiava sul caicco con lo zio e con il fratellino Hamed, di soli 7 anni, che gli è morto tra le braccia. Abbiamo aspettato 3 ore in mare. Ci siamo aggrappati a dei pezzi di legno. L'acqua era molto fredda e il mio fratellino è morto tra le mie braccia di freddo e non per annegamento. Ho continuato a nuotare con mio fratello fino a quando è arrivata la guardia costiera e ha salvato me e mio zio, ma purtroppo per mio fratello era troppo tardi. Teodoro e Antonio Grazioso sono 2 fratelli, anche loro appassionati di pesca. Ci portano nel mare davanti a Steccato di Cutro, che conoscono bene perché lo attraversano quasi tutti i giorni nelle loro battute di pesca. Questo è proprio il punto dove il caicco si è finito di rompere. E quella là è la secca, vedi che si vede un po' che alza un po' di più. Questa deve essere una delle ultime immagini che i migranti nella barca devono aver visto prima della tragedia. Il viaggio di giorni era quasi finito, il peggio era passato, tra poco si sarebbe toccata terra.
Anche Teodoro e Antonio Grazioso sono stati sentiti dai magistrati di Crotone, perché quella notte, un'ora dopo il naufragio, intorno alle 5:30 del mattino, hanno ricevuto una telefonata dalla Guardia Costiera di Crotone. Da un militare della Guardia Costiera alle 6:20 mi diceva che c'era il collega con la collega che erano in difficoltà, che c'erano dei cadaveri di un barcone, di uno sbarco appena arrivato. Mi ha detto: guarda, riesci ad andare a vedere, gli dai una mano che io sto arrivando. E quindi io mi sono preso il mio fuoristrada e appena sono arrivato qua c'erano 40-50 persone tutte bagnate, c'era già la Guardia di Finanza, i carabinieri, c'erano i vigili del fuoco pure. Appena sono arrivato sulla battigia ho visto che la barca era quasi tutta rotta già. Le parti dello scafo del caicco, la legna del fasciame, i vestiti, le scarpe dei migranti che il mare ha restituito alla terra. I 5 chilometri della spiaggia di Steccato di Cutro sono le pagine dove leggere la storia e cercare le cause di questa tragedia. Oggi sappiamo che a bordo del caicco che proveniva dalla Turchia c'erano 180 persone, circa la metà donne e bambini, 94 i morti accertati, poi ci sono i dispersi. Oltre 100 migranti che hanno trovato una morte assurda in poche decine di metri d'acqua. Gli ultimi 100 metri di mare gli ha spezzato la vita. Dopo magari 1200-1300 chilometri che hanno fatto, sono venuti a morire proprio agli ultimi 100 metri. Poco prima della sacca, andando a largo, c'è la possibilità per un'imbarcazione, anche con quel mare, di salvare una barca come il caicco? Sì, sì, la possibilità c'era sicuramente. In questo caso la situazione, la fattispecie era molto particolare, adesso ci torno un attimo sopra, e quindi noi non abbiamo potuto fare di più di quello che è stato fatto e abbiamo visto una tragedia. Però, signori, insisto e torno sul tema, qualcuno pensa davvero che il governo e le istituzioni italiane potessero fare qualcosa che non hanno voluto fare? Che il caicco stesse per arrivare sulle nostre coste, le autorità italiane ne erano a conoscenza molto prima del naufragio. Erano state infatti informate da Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera, che con un suo aereo aveva girato questo video. Sono le 22:26 del 25 febbraio, 6 ore prima del naufragio. Si vede il caicco a 40 miglia dalle coste italiane. Ci sono le coordinate, la rotta, la velocità, si parla della possibile presenza di migranti a bordo, c'è l'indicazione di una persona sul ponte, degli oblò di prua aperti, di una buona galleggiabilità. L'aereo capta anche molte telefonate satellitari provenienti dalla barca verso la Turchia. E poi c'è un'elevata risposta termica. Con i boccaloni aperti significa che ci sono delle persone. Quasi sicuramente quel caicco è stracolmo di migranti, senza salvagenti, senza alcuna protezione, e quindi andavano attivati i soccorsi e quindi automaticamente sarebbe dovuto scattare una segnalazione di SAR. Invece è scattata una segnalazione di polizia e probabilmente il cortocircuito sta proprio qui. Anche perché è successo qualche giorno dopo che un'imbarcazione è stata poi scortata in tutta tranquillità con oltre 500 migranti. Una barca intercettata molto più lontano delle 40 miglia e le condizioni meteorologiche probabilmente erano anche peggio. Questa barca è stata scortata, quindi è arrivata nel porto di Crotone, sono arrivati sani e salvi e da un certo punto di vista quella è un'operazione SAR che è andata a buon fine. Eccolo il peschereccio con 500 persone a bordo, intercettato dalla Guardia Costiera a 70 miglia dalle coste calabresi, che la notte dell'11 marzo, 2 settimane dopo la tragedia di Steccato di Cutro, entra nel porto sicuro di Crotone, scortato dalle motovedette. Tutti salvi con un mare forza 6, grazie al lavoro dei militari. Ma quindi, a Steccato di Cutro, soltanto 2 settimane prima, cosa non ha funzionato nella macchina dei soccorsi? Perché il caicco non viene raggiunto dalla Guardia Costiera e perché, quando arriva sulla costa e sulla secca, non c'è nessuno pronto a intervenire, ma solo 3 giovani pescatori che si trovano lì per caso? Torniamo a quella notte.
La segnalazione da parte di Frontex che c'è un caicco diretto verso le coste italiane arriva alla sala operativa della Guardia di Finanza di Vibo Valentia alle 23.08 di sabato 25 febbraio del 2023. Siamo a 5 ore prima del naufragio. Il militare di turno ha la certezza che il natante trasporta migranti e lo scrive a penna nel diario di sala. La Guardia di Finanza allora fa uscire due navi con un'operazione di contrasto all'immigrazione clandestina. Ma il mare è troppo grosso e le navi tornano indietro. Viene allertata anche la Guardia Costiera, che invece è proprio specializzata in ricerca e soccorso e ha imbarcazioni inaffondabili. Comunica alla Guardia di Finanza che hanno una nave, che potrebbero uscire in mare, ma alla fine non lo fanno. Non si sono dati il cambio. Bastava che si dessero il cambio, bastava che la Guardia Costiera uscisse, come ha sempre fatto. Francesco Verri è nel pool di legali che assiste i familiari di 12 vittime nell'inchiesta della Procura di Crotone sulle eventuali responsabilità in merito ai soccorsi. Ha esaminato decine di casi di salvataggi in mare da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza in condizioni simili a quelle del Caicco e tutti andati a buon fine. 9 settembre del 2020. Una barca come quella si avvicina alle nostre coste. Porta 97 migranti, molte donne. Guardia di Finanza e Guardia Costiera escono insieme e soccorrono questa barca. Si sono salvati tutti. Questo è il punto. La domanda che noi rivolgiamo alla magistratura, la domanda che noi rivolgiamo all'Italia è: perché in quel caso sì e in questo caso no? Eppure erano altissime le probabilità che quel caicco, a 40 miglia dalle coste calabresi, intercettato di notte, che non mandava segnali radio, fosse proprio una barca piena di migranti. Orlando Amodeo, dirigente medico della Polizia di Stato in pensione, che nella sua carriera trentennale ha effettuato centinaia di soccorsi, non ha dubbi. Questa rotta non si è mai interrotta. Durante la pandemia abbiamo avuto 7-8 sbarchi qua. E 10 anni sbarchi verso l'Oceano Ionica. E quindi stavolta che è successo? È successo che probabilmente qualcuno ha pensato che spiaggiassero come tante altre volte. E quindi avrebbero gridato all'ennesimo sbarco clandestino. Sulla spiaggia c'erano solo dei pescatori, 3 pescatori. Lei come spiega questa cosa? Allora, da italiano la cosa mi fa paura, perché se qualcuno ha sempre detto io vado a processo pur di difendere i miei confini, mi deve spiegare come è possibile che un'imbarcazione arrivi sulle nostre spiagge e nessuno sa niente. Ma nell'ipotesi assurda che lì sopra ci fossero 150 terroristi dell'ISIS, questi potevano fare una strage impunemente. Ci arrivano, scendono e sparano chi vogliono, insomma, no. Quindi qualcuno mi deve spiegare, sapevano che c'erano gli immigrati, perché non siete andati? Non lo sapevano. Perché non avete mandato sulla spiaggia? Come si fa? Gli organi di polizia a fare il controllo. Perché? Anche perché i militari si buttano a mare, vanno a prendere le persone. I militari sono persone eccezionali, guardia costiera, guardia di finanza, l'ex polmare. Noi siamo andati a fare cose impensabili. Hanno un problema, che sono militari. E quindi? L'ordine. Aspettano l'ordine. Ma quest'ordine non arriva nemmeno quando il radar della Guardia di Finanza, posto a pochi chilometri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, alle 3.34 intercetta per la prima volta una barca che si rivelerà poi essere il Caicco. E la Procura di Crotone ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, di cui 3 finanzieri. Le ipotesi di reato sono omissione di atti d'ufficio, omicidio colposo e naufragio. E c'è un altro elemento che è emerso. Secondo il perito di parte della procura, la rotta e la velocità del caicco riferite da Frontex alle autorità italiane erano sbagliate. Se e quanto questo errore abbia inciso sulla catena delle responsabilità nei soccorsi, è ancora presto per dirlo, essendo le indagini ancora in corso. Quello che però è certo è che, prima del 2019, sul totale delle persone soccorse in mare, quelle salvate attraverso operazioni SAR sono state oltre il 90%, mentre dal 2019 al 2023 c'è stata un'inversione di tendenza e circa il 75% degli sbarchi è stato catalogato come operazione di polizia. Quello che è appunto successo a Steccato di Cutro. A cosa è dovuto quindi questo cambiamento? Interviene una prevalente visione di polizia. L'attività di controllo sulla migrazione assume sempre più peso.
Questo naturalmente istituisce una sorta di freno sulle attività della Guardia Costiera. L'ex ammiraglio Vittorio Alessandro, oggi in pensione, è stato portavoce della Guardia Costiera fino al 2012. Durante la sua carriera trentennale ha salvato in mare migliaia di vite. Mi dice che per lui, in mare, non ha senso parlare di operazioni di pulizia. Penso che la pulizia debba essere un'attività semmai parallela, ma che non debba succedere quello che è successo in Italia, quello che sta succedendo, e cioè che si debbano decidere le politiche migratorie in mare. In mare si fa il salvataggio. E una volta portate a terra le persone si decide quello che si vuole. Il soccorso può anche permettersi di essere ridondante, eccessivo. Cioè se sono... Si sbaglierà magari a uscire, però si esce. Quanto interviene la politica nei SAR? Prima non interveniva, prima era un mondo a parte. Adesso sembra quasi che si debba mangiare politica e SAR. La politica deve saper leggere i fatti, trarre conseguenze, inventare soluzioni che migliorino le cose e non interferire sull'impegno del soccorso in mare. Lei è pessimista? Sono preoccupato.